Buongiorno ragazzi, anzi buonasera perché sono le 5 e mezza di giovedì 23 giugno. Come vedete sono ad Alassio. Oddio, c'è una macchina che sta arrivando a tutta velocità. Scusate, ma c'era una macchina che stava arrivando in retromarcia a tutta velocità. Dicevo, come vedrete, non sono a Torino ma sono al mare, sono ad Alassio. Domani è San Giovanni, San Patrono di Torino, e quindi abbiamo deciso, essendo sia io che mio marito in smart working, sia oggi che lunedì, di venire ad Alassio, insomma, a lavorare qua dal mare, approfittando ovviamente della presenza dei miei genitori che ci tengono Cesare. Per cui niente, ieri sera, anche un po' per evitare il traffico, perché appunto, considerando che appunto è un ponte molto cicciotto, visto che appunto c'è venerdì, sabato e domenica, sicuramente stasera ci sarebbe stato delirio, coda a partire, insomma ne abbiamo approfittato e siamo partiti ieri sera tardissimo, siamo arrivati qua tipo a mezzanotte, però insomma noi non abbiamo trovato parcheggio, insomma oggi abbiamo lavorato da qua, siamo qua e tutto questo. Io adesso ho finito di lavorare e sto per raggiungere i miei genitori che sono appunto in giro con Cesarino. Oggi in realtà non sono andati in spiaggia perché stamattina era brutto, devo dire che fino all'ora di pranzo piovigginava anche, per cui insomma abbiamo evitato di prendere la spiaggia, visto che insomma non costa poco. Non so se dalle vostre parti la spiaggia costa meno, ma qui ad Alassio costa parecchio. Vabbè, nel frattempo ho attraversato la strada, mi hanno detto qualcosa dietro, ma va bene. E niente, io vedo già il mare laggiù in sottofondo. Sfondo, lo vedete? Oggi c'è un po' di venticello, ma danno tre giornate splendide. Venerdì, sabato e domenica, giornate, un tempo meraviglioso, quindi non vedo l'ora. Io tra l'altro ho questo outfit che mi piace moltissimo. Questo top non mi ricordo di che cosa sia, se di Dixie o di Vicolo. Sapete che bene o male i brand che utilizzo sono quelli. Gli shorts in jeans sono di Zara, la borsa è di Valentino e le scarpe sono Colors of California. Ah, vi dico anche gli accessori. Gli occhiali sono di Primark, sono stra mega fighi, li ho comprati a Madrid per 3 euro, li adoro. Orecchini di Carillon Bijou e collanina, una del mercato e l'altra di Anna Luisa. Ecco qua, ho avvistato Cesarino sulla scivola. Ciao cucciolo! Dai, scendi, scendi! Vieni giù! Solo che costa lingua, va all'esca, ma... No, no, Cesare! No, ma quante volte te l'ho già detto? Allora, ho recuperato Cesarino. L'ho anche già un po' rincorso al parco giochi. Ecco perché mi metto le Birkenstock per uscire quando sono con lui. Adesso siamo nel budello e andiamo a prenotare il ristorante per domenica sera, sperando che ci sia posto. Vero Cesare? Ciao! Cagnolino, il cagnolino, capelli discutibili con il vento che c'è stato oggi, un vento mostruoso. Buonasera ragazze, questo è il look di stasera, questo bel vestito di Dixie che prima era abbinato ad un paio di sandaletti neri, ma che poi ho dovuto sostituire con le Birkenstock perché avevo il piede a pezzi. In realtà abbiamo fatto questa strada già una volta perché stavamo uscendo per andare a cena fuori, ma nel tragitto Cesare dopo un quarto d'ora si è addormentato, per cui abbiamo pensato di tornare indietro e lasciarla a casa con i miei genitori, perché oggi
veramente ha fatto il pazzo tutto il giorno, non ha dormito dopo pranzo, per cui era veramente stremato, e portarlo a cena fuori sarebbe stato, insomma, non il caso, ecco, avendo la possibilità di avere i nonni a casa che potevano, insomma, tenerlo. Quindi niente, sono le 9:20, noi adesso andiamo a mangiare. Stiamo passando dall'Aurelia per far prima, perché vogliamo andare a mangiare in un posto molto lontano da dove abitiamo, e l'Aurelia è sicuramente la via più veloce. Buonasera ragazze, è domenica sera, sono le 6 e qualcosa. Io sono appena uscita dalla spiaggia e sono a passeggio con Cesarino. Devo fare due passi prima di tornare a casa, e poi in realtà devo correre a casa perché devo fare doccia a Cesare, doccia e capelli a me, perché alla fine ieri sera ho lasciato perdere, non li ho lavati perché tanto sapevo che oggi avrei avuto ancora una giornata di mare, e niente, e poi ci dobbiamo preparare alle 8 andare a cena, quindi devo fare tutto in velocità. C'era il treno. Buonasera ragazze, allora lunedì 27 giugno, sì, sono appena uscita di casa e sto andando in spiaggia. Ho appena finito di lavorare smart working, perché il lunedì finisco alle 6 invece che alle solite 5:30, e niente, oggi io e mio marito siamo rimasti a lavorare da qua, in modo da evitare il traffico della domenica sera, e per stare anche un po' di più con Cesarino, visto che poi, insomma, stasera noi andiamo via ma lui rimarrà qua tutta la settimana, e poi perché comunque lavorare dal mare potendolo è figo, e dato che appunto combinazione questa settimana io ero pianificata il lunedì in smart working, ho detto sai che c'è, approfittiamone. E quindi niente, una figata, perché ieri sera comunque ci siamo ancora goduti una bella cena in riva al mare con anche gli zii e tutti, lo zio e la cugina. Oggi comunque in pausa pranzo ne ho approfittato, ho preso un po' di sole sulla terrazza e adesso sto andando in spiaggia. Figo. E basta, quindi adesso i programmi sono di andare a recuperare Cesare in spiaggia, stare un pochino lì. Cioè, mi vorrei stare tipo fino alle 7, fino alla chiusura della spiaggia. Dopodiché tornare a casa, raccattare mio marito, che nel mentre spero abbia finito di lavorare, e andare a fare aperi sushi in un posto che c'è sulla passeggiata, che si chiama Jungle, dove insomma spesso facciamo l'aperi sushi, e praticamente con 8 euro ti danno un cocktail buonissimo più un 8 roll, e andiamo. Comunque vorrei troppo comprarmi una camicia in lino bianca, però non so dove prenderla. Zara. Siamo quasi in partenza, domenica sera. Prima volevo riprendere un po' in spiaggia, ma Cesare ha fatto il pazzo tutto il tempo, per cui ho passato il mio tempo a rincorrerlo. E niente, adesso stiamo andando a fare la per i sushi. E una cosa che facciamo sempre prima di partire è comprare un po' di frutta e verdura locale, quindi trombette, cuori di bue e basta in realtà. Eccomi mamma, ciao, saluta. Allora ho mangiato il papa, poi ho mangiato un pezzettino di prosciuttino che ce l'avevo qua io, poi la banana, un po' di pesca, e adesso cosa mangi? Fai vedere a mamma cosa mangi. Al gelatino di premio, ti piace? È contento? Piccoli pezzi, vero? Va bene, comunque tutto bene.
bacio, ciao. Allora ragazze, siamo a martedì 27 giugno, no 27, 28 giugno, in realtà è martedì sera, io sono uscita dall'ufficio stasera e sono andata a farmi un giretto in centro, visto che il mio ufficio è già in centro, sono andata a fare un giretto per negozi alla ricerca di sandali, ma niente, non ho trovato nulla, ho provato un po' di cose, ma non ho trovato niente. Adesso sono salita in macchina perché avevo lasciato la macchina nel parcheggio dell'ufficio, fuori piove, se mi vedete vestita così è perché ci sono penso 20 gradi, vediamo la macchina quanto segna, 21 gradi, io preferivo decisamente i 40 gradi della scorsa settimana e basta, io adesso vado a casa, sono abbastanza cotta e niente, vado a casa cercare di capire cosa mangeremo stasera o se usciremo a mangiare qualcosa. Da Lasso tutto bene, Cesare sta benissimo, ogni tanto chiede mamma, mamma, ma insomma si dimentica facilmente, preso dai giochini e niente, noi ci vediamo col prossimo video e niente, vi saluto, grazie per avermi seguito e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram, ciao!